Buonasera, popolo di YouTube. Dato che mi costringi a fare un video di giovedì, che realmente mi dà molto fastidio, onestamente, però c'è questa cavolo di... Ci sono usciti le spotlight a giugno, clamoroso. E quindi niente, tocca a vedere le carte, perché chiaramente molti di voi le faranno, non lo so. Io sicuramente le farò, perché sono un clown e quindi bisogna farle. Comunque, content, invid a me piace, non so se vale la pena, non... Partiamo da un presupposto che non sono neanche paragonabili alle sfide di Taco dell'anno scorso, perché Taco, tu avevi la certezza che era il miglior carta del gioco. Però c'è da dire che comunque c'era quell'oro verso Invincible che non era proprio un toccasana per la salute. Come ricordate, manco l'ho fatta io, l'ha fatta il buon Gabriele. Quindi queste spot le mi dicono già dalla regia che sono comunque toste, non toste come quell'altra. Infatti la reward non mi aspetto che sia Taco, però è un giocatore che gasa. Quindi andiamo a vedere le carte che sono coinvolte in questo grind. La prima, Tyrese Haliburton, già che è un 6-5, 6-9, su PS4 potrebbe addirittura andare bene. Vediamo un po', 89 difesa interna, tutti i badge off al tiro. Regia, ci siamo, in difesa stiamo veramente male. Animazioni, palleggi pessimi. Aaron Gordon di base, io lo boccio. Vabbè, Russell Westbrook, raga, come al solito, lo guardiamo, li facciamo sì, carino, e poi lo boccio. Manco siamo qui a sprecare troppo tempo per Westbrook. Manu The Ball, allora, Manu The Ball, 7.7, 8.5 di Wingspan, clamoroso. 80 di velocità, 85 da 3, il rilascio mi dicono che è pessimo, però in difesa ci siamo, rimbalzo altissimo. 7 shot 29 dovrebbe essere un po' brutto, quello di lui scuola di Kelly Olynyk, dovrebbe tirare molto male, però su non lo boccio, perché su Next potrebbe essere un ottimo backup center se avete finito i soldi. Non potrebbe mesciare, è diciamo l'aggiornamento di Ralph Sampson, quindi se vi siete trovati bene con Ralph Sampson, fate il cambio. Un centro a zero comunque non fa bene, ma io sicuramente non lo promuovo perché tira male. Chris fucking Mullen, c'era un discorso sul fatto che sia uguale alla... Chiariamo subito il dubbio anche nel video. Chris Mullen non è assolutamente comparabile a quello vecchio, a parte i badge sono giusti, ma ha dei malus molto importanti, soprattutto in difesa, lo vedete, c'ha tutti meno 5. E in regia, soprattutto questo meno 12 di controllo palla. Anche se li mettete la scarpa e il coach, comunque a 99, non c'è, cioè a 96 che c'ha un Mullen beggiato, non ci arriva neanche. Cioè, nel senso, se uno c'ha un coach opale da 8, da che dà il più 8, sicuramente non gioca con Chris Mullen opale. Cioè, è un controsenso, cioè nel senso, non penso che ci siano giocatori, chi userà Chris Mullen opale al coach da 300k, quindi... Non mi viene da dire che allora sono uguali, perché allora raggiunge quella stats col coach, sì. Ma io penso che se avessi un coach da 300k non userei assolutamente Chris Mullen. Quindi questa è una carta per chi inizia da poco. È carina, per carità, ma assolutamente non comparabile con la versione Dark Matter. Se fosse stata al contrario, fosse uscita dopo la Matter, prima di questo l'opale, prima avremmo usato l'opale, però avremmo preso il Matter, perché è un ottimo upgrade, secondo me. Soprattutto nelle stats chiave, in difesa, in regia. Poi per il resto è molto simile. Anche Anna, aspetta, c'è anche il meno 4 di velocità, che comunque è almeno su Current, che invece da conta, 4 si sente. Quindi per il resto sembra molto simile, però comunque è un'ottima carta. Chris fucking Mullen, sicuramente. Non lo boccio. Non scherziamo. Lo promuoviamo. Ecco, questo è un altro che è molto simile alla versione Dark Matter. Tocca compararla, anche lui, Pat Ewing. Versione a me non mi è sembrata, cioè l'ho usato un po', mi è sembrato un po' impacciato, Pat, però era buono, non era male. Non gli confermo le Ozon, chiaramente. Ecco, lui per esempio è molto simile. Non ha sti grandi malus, c'ha i malus in driving dunk, insomma, 80, sì. Ecco, lui già, essendo un centro, si può dire che è più, certo, meno 10 di verticale. Non lo so. Andiamo i badge. È molto simile. Diciamo le stats, a differenza della versione di Chris Mullen, lui già
visto che la regia non serve. Tutta sta storia qui del post è più o meno inutile. Alla fine quello che andiamo a vedere in centro è il tiro, l'atletismo e la difesa. Non va a perdere più di tanto a differenza di Chris Mullin, cioè prende malus non troppo evidenti. Quindi probabilmente lui è simile al Dark Matter, lui sì. Quindi ottima carta, assolutamente. Da 4 il suo potrebbe fare il suo. Andiamo a vedere le animazioni. Questo c'ha quick, ma intanto col centro che cedo te fa. E c'ha il rilascio a very quick. Questo potrebbe essere forse addirittura meglio della sua versione. Lui potrebbe essere meglio. Sì. Lui potrebbe essere meglio. Però a me non mi faceva impazzire manco il Dark Matter. Però vabbè, lo promuoviamo. Deionte Murray, ci giocate voi. Forse su Current 6-4. Poco tiro. Difesa, insomma. 47 di stoppata a giugno. Quick, palleggi obbrobriosi, rilascio se non ricordo male, questo rilascio anche lento. Veramente una pessima carta Deionte Murray. Non lo userei manco sotto tortura. Direi di bocciarlo assolutamente. Poi, andiamo avanti, vediamo un po' che cacchio è uscito. Brandon Ingram, in guardia addirittura. 6-7, 7.3 di braccio. Vediamo un po', limite Sekov, posterizzatore, sniper, Circus Street Blinders addirittura. Chef, primo passo, difesa, c'ha solo Clemson intimidatore. Difesa 81 di interna a giugno, 88 di rubata, comunque la scarpetta prevede a 90. Buona velocità, tendenze buone. Questo jump shot che c'è anche Jalen Brown prende un sacco di contest, soprattutto se dovete tirare dal palleggio, è un rilascio pessimo per tirare dal palleggio. Infatti a me Jalen Brown non è piaciuto per questo. Il jump 75 prende troppo contest, anche a very quick, nonostante abbia blinders, vi assicuro che prenderà più contest lui col blinders Hall of Fame che altre carte che ce l'hanno solo oro. A me, sinceramente, la carta di Ingram non piace mai, non piace mai, perché un fake durante, già durante è scarso, essere il fake di Durant significa non essere veramente buono. Io non sono convinto che sarà un bot in difesa. Sono abbastanza convinto che sarà un bot in difesa. Sono sicuro che non renderà neanche la metà di quello che può rendere RJ che avete sbloccato, penso, molti di voi. O il buon Sili, che è ancora disponibile. Vi straconsiglio di sbloccarlo. E non penso che sia una buona carta, onestamente, Brandon Ingram. RJ Barrett, invece, la versione opale. 25 Hall of Fame, ecco, lui era forte. Lui è conferma ottime statistiche. Anche stoppato 84 comunque non è male. Buona velocità, le animazioni non erano male. I palleggi niente di che, ma adesso c'è la Rudy che è very quick. Lui potrebbe essere un'ottima guardia. E lui sì, lui potrebbe essere buono. Non eccellente, ma buono. Quindi dai, lo salviamo, lui lo salviamo. RJ Barrett è forte. Ci giocate voi. Cioè, diciamo, è un filler, come si dice. Poi in sequenza bocciamo anche Allen Iverson. Così senza guardare Chris Paul. Perfetto. Anche se Chris Paul con quick lo vorrei provare, onesto. Penso che abbia quick, no? Chris Paul per il meme a quick. Potrei anche provarlo perché c'ha l'escape di Trae Young. Vedendo la mediocrità del set che è uscito, vi dirò, potrebbe dire la sua, perché gli hanno uppato la difesa un botto. Lui rimbalzi li prendeva già nella versione Pink Diamond. Tanta schiacciata, tanta velocità, cioè c'ha lo sniper, ce l'ha, da 3, c'ha quick, palleggi pessimi. Già per mentire è il suo, è un po' brutto, però non era lento, era solo brutto. Quindi magari a very quick potrebbe girare bene, non lo so, raga, va provato. Io sicuramente non lo promuovo e non lo boccio, però non lo so, raga. Questo è un almeno, va provato. Questo gli lascio il beneficio del dubbio. Sicuramente non sto qui a giudicare una carta che non ho provato. Bana de Baio, attenzione, Bana de Baio era buono, perché rilascio è brutto, per me piaceva. Però, raga, l'hanno beggiato poco al tiro. Però, raga, in difesa è un god. Questo è un ottimo 4. Lui è un ottimo 4, raga. È un ottimo 4, raga, perché questa base non è male. E sono le mani che sono un po' strane. Però la base è buona. Quindi se vi abituate a tirare, dovrebbe tirare bene. Comunque l'Ozone ce l'ha, solo al centro non ce l'ha, raga. Questo è un ottimo 4 perché è molto difensivo. Magari vicino al Porzingis. Questo può stare in campo. Almeno su Current può stare in campo, secondo me.
quindi che vi dirò, questo Adebayo, oddio, promuoverlo mi sembra un po' eccessivo, però boh, secondo me può stare in campo, cioè in un ruolo marginale, comunque fa il 4, magari vi risparmia di soldi di Darmond, sono 60k comunque, sicuramente non lo promuovo. È vicino a Yao, comunque c'è, può fare, cioè ha una buona CPU sta carta, può switchare su tutto, c'è le braccia lunghe, c'è su PS5, quindi lui su PS4, Manute su PS5, quindi lui potrebbe essere buono. Io non scammerei mai Bob, lui potrebbe essere buono con la carta del 7 che Joele. Allora, Joele è sul My Team, ha una storia un po' triste perché lo riempiono sempre di stats molto alte, ma poi in game è pesante, è pesantissimo, regà. Non so perché, ma sarebbe di dap, non ho idea del perché, ma ogni anno io schiero Embiid e poi lo levo perché è lento, quindi ste spot per Embiid, anche il questa versione qua, quando era uscita doveva essere il centro che cambiava il gioco, era impacciato, cioè non so perché, comunque c'è una buona velocità, 85, in game non sembravano 85, per niente, ve lo giuro, l'ho usato. Il rilascio è l'unica cosa che lo che mi piace un bot, perché rilascio di Dago. Però non lo so, regà, Embiid non lo so perché è lento, è impacciato, a switchare è lento, non lo so, boh. Chiaramente da 4 su Current può tranquillamente fare il 5, anzi su Current io lo giocherei da 5, perché stretcha il campo, c'ha tutti i badge del gioco, in Invincible chiaramente. Vabbè, quick, sti cavoli. C'ha il 47 avveri quick, che è quello di Taco. Quindi a segnare segnerà molto. È tipo Taco che segna un po' di più. Quindi sicuramente lo sblocco. Ma vediamo un po' quanto sarà forte. Però sicuramente non lo boccio. Dovrebbe essere buono. Ora, non so se è buono sicuro, ma non so se è buono per completare tutte queste... Cioè, sono tante ore di grind. Quindi non lo so che... Se sarà worth il grind per lui. Non lo so. Non ho quella certezza di imbrogli. Non ho la certezza che avevo per l'anno scorso per Taco. Assolutamente no. Anche se non ho fatto nessun video a riguardo. Non ho la certezza che sia worth il grind. Ma sicuramente la carta è valida. Non lo so. Tocca andare a vedere. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo. Ci becchiamo la prossima volta. Arrivederci. Grazie. Arrivederci YouTube. Via.